tutti così come noi. Sono frasi d'amore pensate, ma dette soltanto a metà. Insomma, Filippo, non serve disperarsi, bisogna che tu mi parli con franchezza, che io sappia la verità. È il solo modo per uscire da questo pasticcio, in un modo o nell'altro. È possibile che anche tu non mi creda. Te l'ho detto com'è andata. Io... Ecco tutto. È esattamente quello che mi avevi detto, eh? È quello che ho detto e ripetuto a tutti. Ma nemmeno l'avvocato, nemmeno tu mi credi più. In questo posto ti fanno perdere la certezza anche delle cose più certe. Che vuoi dire? Ma voglio dire che devo essere proprio rimbecillito. Una volta seguivo... il mio fiuto, non mi lasciavo tanto influenzare, eh? Ma io ti ho detto la verità. Lo so, Filippo, già lo sapevo, adesso lo so di nuovo. Però mi hai lasciato andare in prigione. Senti, Filippo, di questo rimprovera solo la tua cretineria. A me rimprovera, semmai, di avere dubitato, non di essere stato con le mani in mano. Non voglio andare in galera, zio. Via, ci andiamo, Filippo. Non sarà... sarà la fine del mondo, Certo, uno allevato da figlio unico come te non si sentirà in una reggia, Ma è tutta colpa di tua madre, poi di Claudine, che per non urtare la suocera ti ha coccolato come un bebè invece che come un marito. Chissà come staranno in pena. Le mie fotografie sul giornale, il resto. E Claudine, lei che è così impressionabile. Beh, ho parlato... per telefono. Voleva venire a tutti i costi. Le ho ordinato di non muoversi e di badare al bambino. Le ho detto che si tratta di un grosso granchio destinato a crollare in 2 o 3 giorni. Ne sei convinto, zio? Sono convinto di una cosa, Filippo.
che se non scopro presto che ha ammazzato Pepito, c'è il rischio che facciano fuori l'assassino e allora sarà ben difficile dimostrare la tua formidabile castroneria. Oh, il procuratore sta per uscire. Il commissario fa di tutto per trattenerlo, ma non... Presto. Ehi, presto. Vieni. Coraggio, ragazzo. Ce la metterò tutta. Vedrai. Vai. Fini. Momento. Via libera. Uscite. Ciao. Sei il procuratore. Fuma. Già. Se il procuratore l'avesse saputo, dico. Grazie alla buona, eh? Ma di che? E di Adam Adieso gli sono riconoscente, eh? Certo. Ah, capo, è qui. Bene. Vengo giusto dall'archivio per quelle informazioni che ti interessano. Hai trovato nulla? Sì, come no, ecco qua. Dunque, Pepito Palestrino, 20 anni. 29. 29. Nato a Napoli. Due volte rimpastato? Sì. Per il traffico. Cosa? Due volte rimpastato per traffico. No, no, capo, non può essere rimpastato. Scusa. Sì, due volte. Due volte rimpatriato. Scusa, mi vuoi leggere sì, tu? Sì. Allora, mi detti, intanto io. Pepito Palestrino. Sì. 29 anni. 29 anni. Nato a Napoli. Due volte rimpatriato. Rimpatriato. Per traffico di stupefacenti, non c'è altro. Non c'è altro. Senti, e Barnabè, quello che hanno pugnalato in macchina? C'è lì sul foglietto, capo. Ah, sì. Ma lo vuoi leggere tu che sì? Che leggi meglio. Allora, Barnabè Jolie, 32 anni, nato a Marsiglia, sì. Tre condanne. Sì. Una per concorso in rapina a mano armata. Ah, hanno trovato la droga... All'indifferent? No, niente droga, neanche documenti. Qualcuno deve aver ripulito il campo. Certo, l'assassino di Pepito. E di Joseph Audiat, il piccoletto che ha urtato Philippe all'uscita dell'indifferent e l'ha denunciato. E ecco qui, Joseph Audiat, sì. 30 anni, nato a Charenton, garzone di caffè. Mm. Si occupa di corsi di cavalli. Lo so. Senza fissa dimora. Per trovarlo indirizzano al Tabac Fontaine. Io credo che raccolga scommesse, sa? Sì. Vabbè, sì. Ma meglio di niente. Questo. Grazie anche a te, Luca. Grazie, figurati. Grazie, Luca. Adesso movimento, A proposito, scusa. Avete per caso una fotografia di Cajot? Senti, guarda che non venga il commissario. Stai attento. Una ce ne dovrebbe essere, sa, perché l'ho vista qui proprio ieri. Sì. Ma lei, capo, è proprio, ecco qua, è proprio convinto che Cajot... Beh, Cajot un altro, ma non certo Philippe. No. Ecco. Grazie a te. Cosa fai? Niente, apro le finestre, il commissario mi dà fastidio il fumo. Apre. Non fumi più. Ma io fumo, ma non qui. Ho capito. Aspettate un momento. Arrivederci. Comunque, lei si attenga alle mie istruzioni. Posso chiederti una cosa? Agli ordini, signor commissario. Più ordini, corazzati, non do più ordini adesso. Ma conosci questa persona? Eh? Sì, è una faccia che conosco. Sì. Deve capitare spesso da queste parti. Sì, questo lo so, è una persona che fa puntualmente le sue capatine negli uffici della giudiziaria, questo lo so. Ma lo hai mai visto entrare dal procuratore? Dal signor procuratore? No, mai. Allora ascolta, commissario. Vorrei tu cercassi di sapere, se non ti secca naturalmente, vero?
dagli altri uscieri, dalle donne delle pulizie, non so, se l'hanno visto a una certa ora di mercoledì scorso davanti alla stanza del commissario Amadieu, esattamente verso la fine dell'orario d'ufficio, anche dopo magari. Commissario Maigret! Caro Roger, come va? Sempre la squadra del buon costume? E dove se no? Indispensabile fare. Sì. Brutto affare quello di suo nipote, cacciarsi nei guai così stupidamente. Beh, ti spiegherò poi adesso, sai. Scusami, verrò a trovarti, Ci conto. Arrivederci, caro Roger. Che modi! Oh, scusi tanto, commissario. Ah, e lei, Cajot? Ha una bella fretta. Cercavo lei. Le ho preparato quella lista che mi ha chiesto. Ha fatto presto. Ma adesso sto andando a casa, non può passare domani mattina. Sì, certo, però domattina per pizzicarne qualcuno forse è troppo tardi. Tutti papponi conosciuti? No, no, ci sono anche dei pericolosi ricercati e delle prostitute senza licenza. Rochard, mi raccomando, discrezione, Ma sì, si fidi, signor commissario. Me li dessero in via ufficiale di questi incarichi. Su, poche chiacchiere. Cammina, t'ho detto, su. Brigate, entrate in forza. Silenzio. Mi trattano male, c'è una divisa d'osso. Permettessi tu, avessero la vita di affacciare. Ferran Boschè? Sono io. Vieni con noi, senza Aspetti. Storie. Ma cosa ho fatto? Su, avanti. Mi lasci, ma... Avanti, su. Su. Volta, su. L'hai mai vista questa? Sarà un'abusiva. Sì, una di quelle che ci rubano la piazza. Senti chi parla. Zitte voi. Ma che cosa aspettiamo, andarci nella coincidenza? Non fare la spiritosa. Cosa volete trovare ancora? Non ne avete già abbastanza? Sta tranquilla che adesso andiamo. E non ti lamentare che sei in buona compagnia. Mi sbaglio? Ho visto il commissario Godet. È venuto di persona a farci gli onori di casa. Oh, smetterla! Ti ho detto di stare zitta! E piantala una buona volta! Che fai, canaglia? Avete visto? Mi ha messo le mani addosso! Zitta! Ma te la farò pagare! Chiudi, ti presto! Ti denuncerò! State zitte! Ti denuncerò! Chiudi! Portatele via! Lei ti corteggia malgrado me. Tu ridi troppo. Hai scelto già. E Dio tra di voi, se non parlo mai, o confidia. Ma non c'è Fernand? No, ma non dovrebbe tardare ormai. Grazie. E Dio tra di voi, la sola vedrò. Buonasera, il signore desidera. Per ora niente, poi... Forse un po' di fatica. Ma cosa vai a pensare? No, al contrario. Sì, una magnifica serata. Sì, è stata una magnifica serata. Ti fai sempre beccare come una pivellina, tu, eh? Le faccio uscire e ne porti un'altra. Via, presto! Tutte fuori!
Là in fondo. Avanti. Permesso? Commissario Maigret, che cosa fa qui in cantina? Poi glielo dirò. La faccio passare tra un momento. Là in fondo, con le altre. Avete preso molte donne stanotte? Quante? Sette, signor commissario, compresa quella che ha fermato lei. E come mai? Vai a fare le arrestate di persona adesso? Beh, si trattava di mettere le mani su degli sfruttatori, dei ricercati, e sotto questo aspetto ne valsa la pena. Ho tolto di circolazione tre bei ceffi di galera. Una soffiata di cajot, se lo ricorda, no? Riesce a rendersi utile quell'individuo, anche se va a capire perché. Mi ha fatto anche perdere tempo con delle poverette che era meglio lasciar campare tranquille. Posso vedere i dossier di queste ragazze? Prego, si accomodi. A lei. Questa qua si è ribellata, ha pianto? No, anzi. Vuole vederla? Questa Fernand Busquet era la prima nella lista di Cajet. Ah, sì? Ha bisogno di qualche cosa? No, grazie. Di niente. Sa se la rilasciano o se la portano a Saint-Lazare? Io non so niente. Per me va bene tutto quello che decidono. C'è stato un malinteso stanotte, ma niente di grave. Potrei farti uscire io. Per favore, commissario, non si metta più in mezzo. Mi lasci perdere. Come vuoi. Rifiuta il suo aiuto, a quanto pare. Così sembra. Arrivederci, Godet. Arrivederla. Buongiorno, signor commissario. Un'altra. Bene. Dalla foto, Denise l'ha riconosciuto subito. Era proprio il signore che quella sera le aveva fatto cadere il secchio. Sì, perché Denise stava entrando nella stanza del commissario Amadier per fare le pulizie e quel signore lì ne stava uscendo. Così patatrac, tutta l'acqua sui piedi. E non c'era più nessuno nella stanza? No. Ma lei lo sa, signor commissario, le pulizie le fanno dopo l'orario d'ufficio. E così Cajot può aver avuto tutto il modo di rovistare fra le carte e di capire che l'arresto di Palestrino era imminente. Sei un investigatore perfetto, Froissart. Lei sì che mi sa capire, signor Maigret. Dico, se avesse ancora bisogno, sempre a disposizione. Ne avrò bisogno, Froissart, ma nel frattempo acqua in bocca, eh? Un pesce, signor commissario, come un pesce. Grazie a lei. Marcel? Eccomi. Un altro Calvados, commissario? No, calma, ragazzo. Adesso, dopo tanti mesi, no. E infatti lo vedo sollevata. Sì. Allora, che cosa le do da mangiare oggi? Guardi quanta bella roba le ho preparato. Guardi. No, oggi mangio da un'altra parte. Sì, mangio in un altro posto. Scusa, faccio. Prego, questo... faccia, commissario, prego. Beh. È meglio che vada. Buono, meglio che vada. Arrivederla, commissario, arrivederla. Ecco il suo caffè crème, signore. E le carte. Ah, grazie. Senti, mi porti un altro sandwich? Buoni, vero? Li ho fatti io. Sì. Glielo porto subito. Grazie. Sorridi pure. Ma voglio vedere tra un po' la faccia del tuo padrone e dei suoi amici. Non mi sposto di qui fino a domani mattina, guarda, fino a domani sera, se sarà necessario. Quel tipo lì
Da quanto tempo è qui? Sarà più di un'ora. Ha consumato? Sì. Due panini, birra, caffè crema. L'hai mai visto prima? Sì, sì, è già venuto di mattina. Mi dà l'aria di un provinciale, aspetterà la sua. Un gettone, per piacere. Ecco il gettone. Grazie. A domattina, allora. A domattina, ciao. Pronto? 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 Ma quel telefono lì è rotto, eh? Deve essere isolato. Non si sente neanche il segnale. Ho tagliato il filo. Brutte carogne. Ciao lui. Ciao. Ho provato 10 volte con me. Telefono guasto. Dammi una Bel tempo, eh? Ah, sì, fuori bellissimo, ma... Ma qui dentro si respira male. Cattivo... Cattivo odore. Sì, come di piedi. Piedi piatti. Dai un calvados, per piacere. Beh, ciao lui, eh? A più tardi. E vedi di dare aria. Dare aria. E come fai? È un locale pubblico. Calvados. Grazie. L'ho sporcato. Niente di paura. Prima o poi la ditta pagherà. Niente paura, il prezzo è uguale. Salve. Ciao. Hai vinto? Boh, spiccioletti. Nella quarta corsa li avrei sbancati tutti, se quel brocco di Fallus non avesse allargato in dirittura. Vatti a fidare delle confidenze dei fantini. Dammi Gulas, eh. Eccoti le Gulas. Ah, dammi anche 2 gettoni, per favore. Gettoni, niente. Perché? Qualche balordo ha tagliato i fili. 2 panini al prosciutto e una birretta. Lui. Salve. Oh, Euge. Ciao. Chi ci porti? Nuovo. Questo è Oscar e viene fresco fresco da Marsiglia. Oscar, piacere, ben arrivato al mio. Vieni a sedere. Cosa prendi? Un vecchio perno. Sono fedele. Dammi un perno per il mio amico, da partire. Hai visto il notaio? Sì, ci ho parlato. E che dice?
Permettetemi, amici, torno subito. Vai pure. Eccomi a voi, bellezza. Andiamo. Il conto. Il conto. Come? Va via così presto? No, ma voglio essere pronto ad andarmene quando mi gira, senza perdere tempo a pagare. Che ci volete fare? Quando uno non può perdere tempo, lo perde così, eh? La sapete quella del poliziotto in pensione? Deve essere come quella dello sciacallo sdentato, che senza denti non mastica più. Sì, proprio così. Rimane uno sciacallo e basta. Ma io me ne vado, ragazzi. Domani ho da fare. Lui, pagati da qui. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Lui. Oscar, vieni. Vieni. Aspetta un momento qui, torno subito. Vado a cercare un telefono per chiamare il notaio.
Attento! No! No! Sei cavata abbastanza bene, eh? Sto male. Sto male. Prova un po' a sputare. Sputa, sputa. No, non c'è sangue, dunque non c'è niente di rotto dentro. O ritornano i tuoi amici. Se vuoi andare con loro, prova un po' a chiamarli. Credi che ci sia rimasto? No, non credo più. Che facciamo? Ci riprova? Sì. No, non così. Filiamo. Prima Barnabè, poi Pepito, e adesso toccava a te. Mi lasci dormire. Ma che dormire? Andiamo, devi subito vedere chiaro se vuoi salvarti la pelle. Scusa. Io ho visto i tuoi precedenti, solo 4 condanne, neanche per fatti gravi. Potresti cavartela se fai un gesto pulito, coraggioso. Mm? È il caso, che ha combinato le manovre di questa notte. Eugène non ci sarebbe arrivato da solo. È stata un'idea del notaio. Pensaci e convinciti, eh? Ma che cosa vuole da me? Ma io non ti chiedo granché. Dichiarare che subito dopo la morte di Pepito, l'indifferent Cajot è venuto a cercarti al Tabac Fontaine, ecco. Io non lo sapevo che Pepito era già morto. Parlo. Credo che non lo sapevi, ma Cajot è venuto o no a cercarti? Ma cosa sta dicendo? Ho sete. Ho la febbre, porco boia. Sì. Se mi viene un'infezione mi tagliano la gamba. No, ti farò mettere nell'infermeria della prigione in capo a 15 giorni e tu sei a posto, vedrai. Tu, però devi parlare. Fresco almeno? No. Calma. Ma lei dice che mi sono venuti addosso apposta? Veramente io non dico niente. Ma in quel momento c'eri solo tu in mezzo alla strada, sai? E chi guidava? Eugène? Andiamo, piantala, odia, non tirarla in lungo. Se non parli è peggio per te. Sì, è facile per lei. Ma si metta un po' nei miei panni. Sono dei duri quelli, sa? Allora preferisci andare in corte d'assise insieme a Cajot come complice? Eh? Sai cosa si fa? Domattina alle 8. Oh, scusa. Domattina alle 8 ci presentiamo io e te alla centrale, e tu dici quello che devi dire al commissario Amadieu. Nella tua situazione, solo in un posto sei veramente al sicuro: in prigione. Ma cosa mi metto? Guardi i pantaloni come sono ridotti. Fai un po' vedere. Sì. Hai ragione. Hai ragione, vado giù a farli accomodare dalla cameriera. Allora? Non so niente. Senti, è meglio... Appena lei mi ha telefonato, ho fatto venire tutti gli altri. Saranno qui tra poco. Cajot c'è già. L'ho incontrato nel corridoio. Cercava di fermarmi, ma io ho scantonato. Allora, cerchi di interrogarlo subito.
prima che veda Cajou. Maigret, non sono nato ieri. Si ricordi che questa risulta come una mia iniziativa personale, di cui il procuratore ufficialmente non vuol saperne niente. Già, e se non va a buon fine, per lui tutto resta come prima. Lasci fare a me. Allora, a noi due. Raccontaci un po' cosa facevi là. Chi mi ha detto d'entrare? Fuori. Ma scusi, lei mi ha mandato a chiamare, la porta era aperta. Aspetti fuori! Ma che faccia rossa. La poi? Sì, capo. Vieni a scrivere. Allora, ricominciamo da capo. Non ho niente da dire io. È roba che mi ha sequestrato dentro la sua camera. Ah, così parli di uno che ti ha salvato? Che ha impedito che ti accoppassero? Ma chi lo conosce? Io ho avuto un incidente. Mi è venuta addosso una macchina. E chi mi dice che non sia stato proprio lui a guidarla? Senti, amico del sole, quest'acqua non la beviamo. Vedo un po' di cambiare disco. Cosa ci facevi alle 3 del mattino sul boulevard de la Chapelle? Una passeggiata. Avevo un mal di testa. Sarò padrone di prendere una boccata d'aria, no? Senti, quando si ha un pedigree come il tuo, 4 condanne, dico 4, non conviene fare il furbo come cerchi di fare tu, altrimenti io ti sbatto subito dentro. Ma quali 4 condanne? Per le prime 2 c'è stata l'amnistia. Non esistono più. Nessuno ha diritto di parlare. Bene, ci restano le altre 2, no? No. Ma cosa fa, Maigret? Esco a fare 2 passi. Ma no, aspetti. No, non so. Ma se ne va adesso? Sì. Ma senta una cosa, scusi. Sì. Cos'è? Non mi aiuta negli interrogatori, è stato proprio lei. Sì, vabbè, ma quello oramai chiude, non parla più. Ma che non lo faccio sputare io? Ma no, la faccia di Cajou gli ha messo definitivamente paura e con gli altri non ci caverà un ragno dal buco. Diranno che stanotte la macchina era in garage, che loro dormivano placidi e tranquilli e tutti i loro compari gli faranno la testimone. Ma io li faccio cadere in contraddizione. Beh, te l'auguro di cuore, ma Dio. Arrivederci. Adesso ti faccio cantare io. Aia! Sì, quello della fotografia è ancora qui. Sì, lo so, l'ho visto, l'ho visto. Arrivederci. Arrivederci. Sei stata rilasciata? Si vede. Sono qui. Quando? Ieri sera. Cosa ci fai qui a quest'ora? Ma che cosa ci fa lei piuttosto? Oh, io passeggiavo, Fernò. Una boccata d'aria. Volevo vedere se l'atmosfera del tabacco fosse più accogliente senza i soliti compari. Non sono di suo gusto, eh? A quanto pare anche tu sei diventata una frequentatrice. Aspetti qualcuno qui? Uffa! Ho capito. Bel campione quello lì. Lo sai che stanotte con quella sua bella macchina quasi quasi mi faceva fuori? Ma chi? Eugène! Credi che sia stato io a farti mettere dentro l'altra sera? Ti hanno convinto di questo, quei mascalzoni? Ma perché ce l'ha tanto con Eugène? Se ci sono andata a letto è stato per farle piacere, no? Adesso ne sopporti le conseguenze. Hai ragione, solo che ci sei rimasta invischiata. Succede, un bel ragazzo, devo riconoscerlo. Però è un delinquente e tu lo sai. Ai delinquenti ci sono dovuta vivere in mezzo. E allora meglio Eugène che Cajou.
Beh, messa così, non hai tutti i torti, sì. Però speravo che ti saresti tirata fuori da quella risma. Sono un imbecille come Philippe. E dentro? Sì, tu sei uscita e lui... Ma insomma, si vedrà alla fine poi. Oh, Eugène! Ah, questo per Giuda ha fatto un po' troppo presto. Com'è andata, Eugène? E come volevi che andasse, eh? Bellezza. Suo nipote, il figlio di Philippe, eh? Dovrebbe avere più di 2 anni adesso, eh? 2 e mezzo. Vedesse che figliolone. Beh, certo per un bambino. È meglio lì che a Parigi, eh? Aria buona, sta bene, insomma. Pensa che me lo faranno vedere oggi il mio Philippe. Signora, oggi, proprio oggi, non lo so. Ma vedrà che domani il procuratore farà di tutto. Amadie è dal procuratore. Però vede, qui c'è il... Maigret! Sto qui, ma senza neanche avvertire. Beh. È terribile, Maigret. Spaventoso. Sei arrivata adesso? No, stamattina. Ma sono stata in una quantità tale di posti che non so orizzontarmi. Ma chi ti ha mandato qui? Il procuratore. Che procuratore? Il procuratore Dumayot, che si occupa della faccenda di Philippe. Ah, hai parlato con lui? Certo. Che brava persona, Maigret. Così compito, gentile. Sì, ma io non ho avuto ancora il bene di vederlo. Me l'ha detto. Mi ha detto anche che gli dispiace, che vuole vederti. Sì, mi ha dato l'indirizzo del tuo albergo. Anzi, ti ha pure telefonato per vedere se c'eri. Così sarei venuta lì. Ma tu eri già uscito. Mi ha dato anche l'indirizzo dell'avvocato di Philippe. Sai, quando si è saputa la notizia è stato... C'era la fotografia sul giornale. Emile, suo padre. Tuo marito. Chissà che scene, eh? Non è andato in ufficio. Si vergognava. E devi capire... Da noi non è come a Parigi, da noi la prigione è la prigione. E quando c'è fumo, dicono, il fuoco non può mancare. E mi immagino i discorsi di Emile, se la sarà presa anche con me, no? Beh, dice che sei stato tu che gli hai messo in testa la polizia e che se invece Philippe aveva fatto il concorso in banca... Sì, forse Emile ha ragione. Ma ci ripenseremo alla fine di questo pasticcio. Oh sì, adesso bisogna pensare a salvare Philippe e basta. Oh, scusami, non t'ho neanche chiesto come sta mia sorella. Oh, lì in campagna, sai, è un paradiso. Ma dimmi di Claudine, piuttosto. Voleva partire lei, figurati. Poi all'ultimo non m'ha lasciato il bambino. Sai com'è fatta? Ha paura che io glielo vizi? E invece, guarda Philippe. Maigret, stavo per venirla a cercare. Lei a me? Signora... Mia cognata. Sì, ci siamo conosciute dal procuratore. È veramente penoso per tutti. Filippo è un così bravo ragazzo. Allora deve parlarmi. Senti, mettiti a contatto intanto con l'avvocato. Okay? A proposito, signore, faccia fare subito una richiesta per vedere suo figlio. In giornata vedremo di ottenerle un permesso. Grazie, signor commissario. La puoi per strada la signora. Sei in casa di Filippo, vero? Sì. Ti telefonerò più tardi. Ha visto, signora? Credevo di vederla alla fine di quegli interrogatori. Ma che scopo? Beh, comunque sono finiti presto, però, eh? Ma capito subito che avevano concertato tutto. Che gente. Delinquenti nati. No? Parla anche di Cajot? Maigret, sono qui per dirle che comincio ad essere d'accordo con lei su Cajot. Ah. Certo, non mi pareva possibile che un confidente così zelante potesse fare un doppio gioco tanto pericoloso. Va bene i locali notturni con tutti i piccoli loschi traffici relativi, ma addirittura muovere le fila di una banda di spacciatori di droga, di assassini. Beh, e adesso? E adesso qualche indizio comincia ad esserci. Senta, tra noi due bisogna parlare con tutta franchezza, senza rancori. Mi dica, per cominciare, Dumayot è sempre nella stessa posizione, eh? Non è facile entrare nella sua testa, però l'impressione... E comincia a vedere le cose da un altro punto di vista. Sì, per esempio? Per esempio,
Credo che se adesso vado da lui e gli chiedo un mandato di perquisizione in casa Cajot, lui me lo firma. Sì, può darsi. Ma perché poi perquisire la casa di Cajot? Dove è andata a finire tutta la droga che doveva essere nascosta dentro l'indifferente? Non lo sapere, ma certo uno come Cajot non si tiene in casa un malloppo così compromettente. E allora, a questo punto, se lei permette, io applicherei il suo metodo. Quale sarebbe? Sinceramente non sapevo affatto di avere un metodo. Da stasera mettere dietro a ognuno i nostri uomini. Non devono fare un passo, un gesto senza essere controllati. Beh, è una regola che funziona sempre, sì, sì. Ma nel nostro caso abbiamo una certa fretta perché non possiamo permetterci né io né lei che un innocente, e parlo di Filippo, si ricordi, marcisca in galera ancora per 3, 5, 6 mesi. Questo no. Il suo avvocato chiederà la libertà provvisoria e a questo punto credo che Dumayo non si opporrà. Vabbè, è già qualche cosa. Vabbè. Ah, ma Dio, senta, volevo dirle una cosa. Ha detto che Dumayo sarebbe disposto a firmare un ordine di perquisizione in casa di Cajot. Penso che se lo chiedo lui me lo firma. Beh, lasci perdere la perquisizione. Chieda piuttosto nei confronti di Cajot un mandato di comparizione. Ecco, comparizione a Palazzo di Giustizia. Non solo, ma vorrei che ci fosse in permanenza alla centrale uno dei nostri ispettori col mandato in tasca pronto a renderlo esecutivo non appena qualcuno lo chieda, ecco. Qualcuno chi? Lei? O magari anch'io, eh? D'accordo, ne parlo al procuratore. Beh. Per quando crede che serva questo mandato? Per subito? No, stasera ho voglia di fare follie. Diciamo per domani, eh? Arrivederci. D'accordo. Un anno fa il gusto della vita io lo bruciavo in me. Oh, ieri sì, quando ero giovane, perché la fiamma trema un po', ma non si spegne mai. Vivevo tutti i sogni che il cuore suggeriva, avevo dei castelli che adesso non ho più. La notte poi cercavo il sole attorno a me e non vedevo il tempo consumarsi in me. Ieri sì. Una buona bottiglia di champagne rosé, ma che sia buona, eh? Prima al ristorante, poi a teatro e adesso qui. Sai che è la prima volta che metto piede in uno di questi locali. La conosci quella ragazza? Non fa che guardarti. Come no? È Fernand, è un'amica. Ah, fosse mia sorella non mi sentirei tanto tranquilla. Sembra innamorata? No, non è che sembra, è innamorata. Oh, sentite, sì? Oh, ma guarda che bel ragazzo che ha vicino, altro che un barbogio come te. Beh, però vedi, quel bel ragazzo, lo trovo bello anch'io, vedi che non sono geloso, rischia di essere in prigione domani sera. Ma... sì, è uno di quelli che hanno fatto arrestare Filippo. Quello lì? Sì. Portavo una pazzia, la forza dell'età riempiva i giorni miei e non vedevo mai il vuoto che c'è in lui. I giochi dell'amore io li ho giocati tutti e ho fatto dell'orgoglio la mia prima virtù. Gli amici sono andati, non torneranno più. La mia commedia ormai, la sola che dirò, ancora una canzone, ma non la canterò. Il gusto della vita non lo ritroverò, il tempo di pagare gli errori miei di ieri. Da giovane. Lo vedi quel signore?
che è entrata adesso là alle tue spalle, distinto, che sembra un notaio di provincia. Chi? Quello col bastone? Brava. Adesso cerca di non gridare. Quello magari è l'assassino. È finito. Staffi pure. Ci si diverte a questo tavolo. Alla nostra età ci divertiamo da matti. Senti, ecco qua. No, niente. No, mi sono sbagliato. Grazie. Vuole qualcosa il commissario? No, niente, no, volevo restituirle la sua scopa e ringraziarla tanto, Ma l'ha rovinata? No, che potrà adoperarla lo stesso, no? Ma certo. Appunto, dico. Va bene. Sì, ma prima, capo, vorrei finire il mio rapporto. Finisci. Abbiamo lavorato tutta la notte, cioè abbiamo seguito i movimenti di tutti. Oh, dunque, Eugène ha portato a letto quella... Sì, Fernand, lo so. Ecco, Fernand. Poi Oscar il marsigliese, credo che stia ancora dormendo. E Odia? Ah, Odia. Odia ha fatto il giro dei bistrò, poi naturalmente si è ubriacato e adesso è andato a dormire al suo solito albergo. Gli hotel qui. Finito? Sì, finito. Beh, allora adesso senti me. Sì, Nico. Senti, Cajou è in casa? Ah, sì, naturalmente. Rue de Batignol 21. Il 21, sì. Tu hai già in tasca il mandato? Sì, ecco. Beh, adesso ci muoviamo assieme. Tu vai alla centrale a fare quello che sai. Io vado da Cajou. Arrivederci. Sì, la pistola. Ma sì, andiamo, d'accordo. Stai tranquillo. Pilai. La mia cioccolata la porti pure qui. Lei che prende? Beh, che ha un bicchiere di vino bianco. E un bicchiere di vino bianco per il signore. Grazie tanto. Senta, le dispiace chiudere la finestra? L'altra notte ho preso freddo e sento addosso un po' di... Come vuole. Non si siede? Ah, grazie. Allora, mi dica quello che aveva da propormi, l'ascolto. Ma veramente non ho alcuna proposta precisa, sa? Beh, sarà pur venuto per qualcosa, no? Lei ha quel suo nipote nei pasticci. A me non sembra di aver bisogno di lei. Oh, d'accordo. E cosa chiede lei per tirarlo fuori dai pasticci? Francamente non so che cosa potrei fare di concreto per aiutarlo. Veramente ci avevo già pensato, ma... Via, Cajou, questo non lo deve dire, per potere può, come no? Adesso fa il modesto con me. Per esempio lei... Per esempio, se mio nipote fosse in qualche modo scagionato, lei non mi avrebbe più fra i piedi, eh?
Io non domando di meglio che prendere il primo treno e tornarmene in campagna. Beh, di chi ha paura, Cagiò, eh? Io non sono più della polizia, lo sa. Nessuno ci sente qui. Se non altro, parliamoci chiaro, eh? Oh, brava, venga. Mette qui. Sempre occupato? Sì, proprio adesso, con quelli e le calcagna. E allora che facciamo? Ma, vieni, andiamo. Polizia ha arrestato un uomo accusandolo di avere ucciso Pepito. Ma è la polizia che l'accusa, non io. Io sì, io posso anche essere in buoni rapporti con quelli della centrale, ma non sono la polizia io. Carlo, vuole che le dica quello che succederà odia fra 2 o 3 giorni? Mm-hmm. Se lei ieri mattina non fosse stato là alla centrale, le garantisco che Odia avrebbe parlato. Me l'aveva promesso, dunque. Poi, vedendo lei, ha avuto paura. Ma fin quanto durerà questa paura? Perché non va avanti, Magrè? Sono tutto orecchi. Continui. Su. Eh beh, la tiri da solo la conclusione. Se non lo fa fuori, Odia parlerà, questo è matematico. Ma se l'ammazza lei, la beccheranno perché oramai la tengono d'occhio. Che cosa può rispondere? Marta? Marta! Chiuda la porta e vado a fare la spesa, è più tardi. E se Odia a quest'ora fosse già morto? Non ci crede. Telefoni al commissariato del 18° distretto. Telefono al 18° e chiede al commissario, verifichiamo. E Barnabè e Pepito? Penso che Barnabè facesse la spola tra Parigi e Marsiglia. Vale a dire, tra lei e i levantini che sbarcano la droga. Allora è vero. Odia è morto. Le piace lo zucchero? Mm-hmm. Per questo sono così paziente. Senta, Cagiò, smettiamola di giocare al gatto col topo. Parliamoci da gente del mestiere. Forse Barnabè pretendeva un po' troppo e lei se n'è sbarazzato, eh? Gliel'ho detto e glielo ripeto. Io non ammazzo nessuno. Mai. Magari. Io non ammazzo nessuno, mai. Ma Cagiò ha ragione! Ah, sono un imbecille e devo chiederle scusa. Lei non ha mai ammazzato nessuno, adesso lo so, e so anche il perché. Perché lei ha paura. Paura, sì. Paura di affondare il coltello, paura di toccare quel grilletto, di versare il veleno. Non ha nessuna paura invece quando ordina agli altri di ammazzare. Anzi, lei gode nel dare questi ordini. Perché? Perché lei è un inibito, è un frustrato. Per questo traffica in donne, in droga e non so quante altre cose. Perché vuole illudersi di saper fare tutto. Ma forse a letto con una donna non c'è mai stato.
e spaccia la droga, ma nello stesso tempo bazzica i corridoi e gli uffici della polizia. Lei è un frustrato, Cajot. Barnabè l'ha ammazzato Pepito. E Pepito non l'ha ammazzato lei, no. Ma un altro dei suoi, l'ha ammazzato Eugène, muovendosi quella sera dal Tabac Fontaine. Ma è stato lei che a colpo fatto ha spedito tra i piedi del mio stupido nipote quel disgraziato di Odia. E adesso ha dato ordine di avvelenare Odia. Ha fatto il suo numero? Soddisfatto? Anch'io. Povero Maigret, anche se avesse indovinato che valori avrebbe, visto che ce la siamo detti qui, fra noi due a quattro occhi. Lei ha perso. Cos'è? Spera ancora che qualcuno parli? No. A me nessuno mi tradisce, anche se volesse. Perché presi uno a uno sono tutti più colpevoli di me. Eugène ha ammazzato Pepito. Lui del Tabac Fontaine gli ha dato la pistola. E Oscar il Marsigliese, fra un bar e l'altro, è riuscito a fare scivolare un po' di polverina nel bicchiere di Odia. Polverina che un qualsiasi cameriere di bistrò è riuscita a eliminare sciacquando il bicchiere. Noi le cose le facciamo per bene. E pensi che avrei potuto far fuori anche lei con quel bicchiere di vino bianco. Lei sarebbe andata a crepare da qualche altra parte e nessuno se ne sarebbe accorto. Ma a che scopo? Lei ormai è un uomo come tutti gli altri, non è più un poliziotto. Anzi, è parte in causa avendo un nipote da difendere. Sarebbe stato un assassino inutile. Scusi, la saluto. Devo finire di vestirmi, ho da fare. Cos'è questo chiasso? Seguiti. Ma cosa sei venuto a fare qua? Sono due ore che tento di telefonarle. Oh. Fermo! Cajou! Accidenti! Senti, hai tu il mandato per Germain Cajou? Il mandato? Ah, sì, c'è. Eccolo, ce l'ho qua, eccolo. Sì. Però non preoccupatevi per l'ambulanza, perché non è grave, no? Ho passato da parte a parte. Non fa niente, portatelo via, su. Sì, lo curiamo noi, su, su, bello, su. Ecco. Andiamo, Scappato, eh? Sei contenta? Allora è proprio il grande amore, eh? Senti un po', te l'ha detto che è stato lui ad accoppare Pepito? Quando sì. Te l'ha detto? Stamattina. Ma non ce la farete a prenderlo. Vabbè, non tocca a me, sai, io torno in campagna. E io? Io che farò? Ma per il momento facciamo una passeggiata insieme fino alla centrale, ma... Sì, ma credo che poi ti lasceranno libera. Parigi ha sempre avuto una specie di rispetto per le ragazze come te. L'amore, come si dice, è porto franco. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è reato. Hai capito, no? Sì. Vedi, zio, eh? Dopo quello che mi è successo, io in polizia non potrei più far carriera. Beh. Senti,
Ma tu a Strasburgo conosci tanta gente? Sì, sì, lo so. Libournois, per esempio, il padrone della Gazette. Andiamo, Filippo, vuoi metterti a fare il giornalista, come da bambino. Lui. E se anche fosse? L'hai detto sempre anche tu che sono bravo a scrivere. Ah. Beh, sì, magari come poliziotto non sono capace di fare le indagini. Però i rapporti sì. Non è vero forse? No, i rapporti li scrivi molto meglio di me. No, voglio dire, insomma, i rapporti li scrivi bene, ecco, insomma, vedi. Ti salvavi i rapporti. Sì, vedi. Ragiona, Filippo, però ragiona, tu hai moglie, c'hai un figlio, capisci? E la Gazzetta è un giornale di provincia, cosa? Solo il redattore capo ha veramente un vero stipendio. Sua madre si è informata. È stata lei a influenzarti, Ma lo sapevo. E scommetto che ti ha detto anche di scrivere a Rodin, il direttore del Credit. Beh, vedrai, Filippo, Rodin è un vecchio amico e ti sistemerà, capito? No, importante. Zio, in banca no. No, io non ci sono mai voluto entrare, neanche quando ero bambino. In banca non ci voglio entrare. Allora, mi perdoni, l'attore. Lei è proprio il commissario Maigret. Sì, e tu chi sei? Recluta della polizia, Simon Simonetti. Ah, che onore, signor commissario. Alla polizia è già arrivata l'annuncio della sua ultima impresa. E così i vecchi hanno raccontato tutte le altre. Sono cose capo da far conoscere ai commissari di oggi. Ma che cosa? Sì, sì, devono conoscerle tutti. Beh, devo scendere. Che onore, signor commissario. Grazie. Ragazzi, senti, Filippo, io ho una mezza idea per te. Ah, ma sì. Ma guarda, io non so proprio come ringraziarla, cara signora Libournois. Lei è stata davvero molto gentile a darmi tutte queste informazioni. Ma certo. Ah, va bene, glielo dirò subito, sì. Allora, grazie di tutto ancora e tanti auguri a lei e anche al giornale La Gazette, naturalmente. Arrivederla. Sapevo io non volevo il telefono perché rischia di funzionare, Penso, Maigret, era la signora Libournois, è stata molto gentile, sai. Mi ha confermato tutto quello che c'è scritto Philippe nella sua lettera, che l'hanno assunto al giornale e sembra che abbia avuto anche delle offerte dalla televisione. Ho capito, mi toccherà sbrigarmi ad impiantare l'antenna. Dimenticavo il meglio. La signora mi ha detto anche che il giornale, con la pubblicazione delle tue memorie, ha raddoppiato la tiratura. Magnifico, no? Io sono contenta anche per Filippo, sai. Poverino, è lusinghiero per un giovane, un così rapido successo giornalistico. In fondo, ha cominciato con le tue memorie. Lo dicevo io che i rapporti Filippo li sapeva scrivere, ma adesso basta che si attenga a quello che dico io, ecco. Ah, senti, alla fine la signora mi ha detto anche che suo marito ti scriverà al più presto. Ah. Ma sarà per i diritti d'autore, speriamo, no? Vedremo, sì, credo, no? Sì. Sarà per quello, probabilmente, sarà per quello. Ma Maigret? Sembra che la cosa non ti interessi. Ma come non interessa? Certo, voglio comprare due mucche pezzate. Comunque di questa storia di diritti te ne occupi tu, Sì. Di questo signore invece me ne occupo io. Lo farò in fricassea con le cipolline, quelle piccoline, vedrai. Che piccolino io qui. Ah, intanto studiamo una bottiglia della mia produzione. Sono fierissimo. Questo vino. Se non ci sei tu, la sera non so più cosa far da mangiare. La notte dove appoggiare la testa per dormire. Se non ci sei tu, la casa è troppo grande ed io da sola non ci resisto più. Corro a cercare un amico che non abbia niente da fare e voglia star con me a sentirmi parlare di te.
se non ci sei tu. Non me ne importa più di riordinare il letto, di scegliere un vestito nuovo, non mi importa più. Io mi sento giù e poca voglia ho di lavorare. Mio Dio, come mi sto lasciando andare. Corro a cercare un amico che non abbia niente da fare e voglia star con me a sentirmi parlare, 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 parlare di te.